www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Noi crediamo nello sviluppo del nostro piccolo centro, dell'aiuto della gente per sviluppare questo piccolo centro e contiamo di tenerlo più bello possibile, più pulito possibile, per far sì che la gente continui a venire e che ne venga sempre di più, perché lo sviluppo appunto si vede nel turismo. Noi ci vantiamo di essere in competizione per quanto riguarda la pulizia del paese con la Svizzera. Ultimamente ci siamo inventati una maniera per, diciamo così, ancora di più tenere pulito il paese e fare una cosa, diciamo così, moderna, che è praticamente il sistema 1-1 per quanto riguarda la raccolta differenziata. E abbiamo praticamente attuato questo sistema di raccolta. In che cosa consiste? Che praticamente viene dato a ogni utente censito un codice a barre, per cui il differenziato viene pesato al centro comunale di raccolta e quindi viene messo in carico all'utenza la quantità, diciamo così, la qualità e cosa. Ora abbiamo già pronto un regolamento e abbiamo già messo le somme a disposizione per quanto riguarda, noi io lo chiamo premialità, non lo voglio chiamare né sconto né niente, io lo chiamo un premio che il comune vuole dare a chi, diciamo così, fa la differenziata. Noi differenziamo, diciamo così, differenziato secco, la plastica, la carta, l'alluminio e il vetro. Quindi le dicevo, questo viene pesato e viene caricato a ogni utente. Noi già possiamo dire che oggi, a distanza di 2 mesi e mezzo, noi vediamo che il nostro prodotto differenziato si è praticamente quadruplicato la quantità. Noi negli anni precedenti, che già tentavamo di fare la differenza, cioè non l'abbiamo sempre fatta la differenziata, cioè la gente per fortuna è stata educata negli anni, così noi facciamo 36 tonnellate di differenziato in un anno, noi già in 2 mesi e mezzo ne abbiamo fatto già 21 tonnellate, per cui riteniamo che questo sarà una cosa che darà i suoi frutti. A partire da maggio abbiamo iniziato un percorso con una metodologia nuova per la raccolta differenziata. E questa metodologia, che appunto si chiama 1-1, permette appunto di sapere i chilogrammi puntuali per ogni utente. Abbiamo avuto un incremento nella raccolta differenziata. Diamo alcuni dati, come per esempio il fatto che da maggio ad oggi abbiamo fatto già 24 tonnellate di rifiuti differenziati. Ma il dato che secondo me è quello da attenzionare è stato il mancato conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati. Infatti nello stesso periodo del 2013 noi andavamo in discarica ad agosto, parliamo come punto di riferimento il 15 agosto, avevamo circa 112 tonnellate da conferire di indifferenziata. Invece quest'anno, con l'introduzione appunto di questo metodo e quindi l'incremento della differenziata, noi siamo arrivati a 88, quindi ben quasi 24 tonnellate in meno rispetto al 2013. Questo significa minor costo per quanto riguarda appunto il conferimento, minor costo sui trasporti e quindi automaticamente anche più differenziata significa pure un rimborso superiore per quanto riguarda il CONAI, cioè la plastica e la carta. Per quanto riguarda invece il controllo che possono fare i cittadini, per quanto riguarda la differenziata, appunto i chili fatti da ciascun cittadino, possono collegarsi sul sito del comune di Sutera, troveranno un'icona sulla destra dove appunto c'è scritto 1-1, cliccano sopra, mettono il codice che è appunto quello del codice a barre e sicuramente
avranno in tempo reale quanti chili hanno conferito in questo, proprio nel momento in cui lo guardano. E quindi si può anche controllare il proprio peso. Un'altra cosa positiva è che in effetti con il nuovo regolamento ancora da approvare in Consiglio Comunale, ma che a breve insomma andremo a farlo, è quello che stiamo prevedendo dei meccanismi di premialità per chi fa appunto la differenziata, proporzionale ai chili che producono e che conferiscono. E questo meccanismo può portare veramente a delle belle sorprese, specialmente per chi ha degli esercizi commerciali, perché sono quelli che fanno più differenziata. Quindi è un modo appunto per ripagare l'impegno dei cittadini che sono stati, almeno i suteresi, sono stati sempre portati a questo tipo di novità, non solo, ma anche a capire con i temi ambientalisti, a capire appunto l'importanza della raccolta differenziata per quanto riguarda appunto il tema dei rifiuti. www.castelloincantato.it La notizia. La notizia. La notizia. Corre in rete.